I ragni sono insetti che vivono nelle nostre case. Sono operosi, nascosti, si impadroniscono delle nostre soffitte e delle cantine, degli angoli che non vengono puliti troppo spesso. Esistono ragni minuscoli che stanno su un dito e ragni grandi come pugni che mordono e iniettano veleno. Ma cosa c'entrano i ragni con la storia di questa eroina mitica? In apparenza proprio nulla, in realtà più del previsto. Ai tempi in cui visse Aracne, le ragazze imparavano molto presto a filare i tessuti per le loro vesti. Ognuna di loro aveva un telaio in casa e passava molte ore a tramare. La trama, infatti, è quell'intreccio di fili dai quali nascono le stoffe, anche le più pregiate. Aracne non aveva tantissimi talenti, anzi, in realtà ne aveva solo uno, ed era proprio quello di saper tessere. Il padre di mestiere faceva il tintore, cioè tingeva le stoffe, ed era molto conosciuto nella Lidia, una regione dell'odierna Asia Minore. Questo vuol dire che in casa c'erano moltissime tinte per tingere le stoffe e che i materiali per tessere da sempre facevano parte della vita di Aracne. I profumi delle spezie, come lo zafferano, si spargevano per la casa e le stanze e Aracne vedeva il padre tingere con tanti colori, tra cui persino la porpora rossa, per gli abiti più costosi, gli abiti dei ricchi. Fu naturale, quindi, per lei avvicinarsi al telaio ancora prima e con ancora maggiore entusiasmo rispetto alle altre ragazze. E ben presto anche il padre si rese conto che Aracne tesseva in modo meraviglioso, sapeva aggiungere ricami intricatissimi alle sue stoffe, le rendeva preziose e piene di dettagli. La ragazza anche capì di avere un dono, quel talento che un po' tutte e tutti noi speriamo di trovare nella vita, la cosa che sappiamo fare meglio e per la quale veniamo ammirati da tutti gli altri. I tintori e i mercanti di stoffe che si affacciavano nella loro casa, infatti, ogni giorno lodavano le capacità di Aracne e iniziarono a parlare di lei in giro, definendola la migliore tessitrice della Lidia e non soltanto. Così tanto ne parlarono e così spesso le dissero che era brava quanto una dea, che anche Aracne iniziò a pensarlo, di avere una capacità tale da essere considerata divina. A quei tempi, però, non era vista dagli dei così di buon occhio questa voglia umana di sentirsi lodati e apprezzati e simili alle divinità. Anzi, la chiamavano Tracotanza. Tracotanza voleva proprio dire quella vanità degli uomini e delle donne di pensarsi così bravi in qualcosa da poter superare le capacità degli dèi. Quando le voci sulla giovane Aracne si fecero insistenti e venne udita più volte dire che era più brava persino della dea Atena a tessere, queste voci arrivarono fino all'Olimpo e alle orecchie della dea Atena stessa. Atena era la dea protettrice delle arti e non apprezzò per niente questi commenti, perché era lei in assoluto l'unica che poteva tessere stoffe così belle da essere considerate sacre e divine. Si interessò allora alla giovane Aracne. E dall'alto iniziò a studiarla, voleva capire chi fosse e come mai tutti ne parlassero come di un portento. Un giorno fece una cosa che molti dei facevano spesso per avvicinarsi agli umani. Prese anche lei le sembianze di una donna, una vecchia, per essere precisi. Mentre Aracne tornava a casa dal padre dopo aver fatto delle commissioni, si ritrovò questa vecchia emaciata lungo il cammino. Aracne la guardò e pensò di offrirle magari qualcosa da mangiare perché le sembrava magra e poco in forze, ma fu la vecchia ad avvicinarla per prima. L'anziana donna, che in realtà era Atena sotto mentite spoglie, le si accostò e subito le chiese del suo tessere.
se fosse così brava, come aveva sentito dire. E Aracne rispose di sì, era molto brava, anzi, era bravissima. La vecchietta la provocò e le domandò se fosse addirittura più brava della dea Atena, come in tanti le avevano riferito, e Aracne fece l'errore di rispondere ancora sì, lei era più brava della dea. A queste parole la dea divenne furente, ma resistette dall'impulso di colpirla subito e si fece condurre invece, accompagnare dentro la casa di Aracne per vedere queste tele e capire se si trattava di una ragazza chiacchierona o se davvero ci fosse il pericolo che qualcuno fosse più capace della dea a tessere. Davanti a quelle tele Atena divenne ancora più arrabbiata, perché erano bellissime, erano perfette, erano luccicanti. Allora non poté più trattenersi e si mostrò alla ragazza sfidandola. Bene, se sei così brava, che sei più brava di me, dimostralo in una gara. Aracne rimase spaventata all'inizio. Immaginatevi infatti la sua faccia quando scoprì che sotto al mantello rotto e bucato della vecchia si nascondeva l'elmo scintillante della dea Atena. Cosa doveva fare? Scusarsi con lei e andarsi a nascondere o accettare e gareggiare contro la dea? Alla fine Aracne accettò la sfida, perché voleva a ogni costo dimostrare persino alla dea le sue capacità. Si sentiva forte del suo talento, sapeva di potersi battere. Atena allora fece portare in casa un altro telaio e chiamò a osservare la gara sia gli dei dall'alto che i tessitori migliori della Lidia dal basso. In breve tempo la dea e la ragazza si misero a filare e la casa si riempì di occhi curiosi. Tutti volevano capire se Aracne ce l'avrebbe fatta a vincere o meno. Non era infatti cosa comune vedere una sfida del genere tra un umano e una divinità. Passarono ore e ore al telaio. La dea non aveva bisogno di fermarsi, aveva infatti energie infinite e non aveva bisogno di riposo, non aveva bisogno di mangiare, mentre Aracne sembrava faticare a starle dietro. Doveva spesso sgranchire le dita, mangiare qualcosa, abbandonare la tela. Ci mise quindi più tempo, ma il risultato fu comunque sorprendente. Le figure che aveva intessuto sembravano dipinte, sembravano dei quadri, sembravano vive. I colori erano sgargianti. Gli dei che avevano seguito la gara dall'Olimpo spostarono gli occhi, evitando di dover dare un loro giudizio, e i tessitori della Lidia rimasero a lungo incantati davanti alla tela della ragazza. Atena capì, senza bisogno di precisazioni, di votazioni, di interventi, che la tela di Aracne era considerata dai presenti come la migliore. E questo giudizio, questa sconfitta, le bruciarono talmente tanto che non volle ammetterli. Non era possibile infatti che una ragazza qualsiasi, una tessitrice della Lidia, potesse essere più brava della dea, visto che era la dea ad aver donato alle donne e agli uomini le loro capacità artistiche. Erano infatti merito suo. La dea guardò con orrore alla tela e poi la distrusse con un colpo di spada. Dopo gridò che avrebbe punito Aracne, nonostante il risultato, perché aveva osato sfidarla. Atena puntò la spada contro la ragazza, che per mettersi in salvo scappò fuori dalla casa e corse alla ricerca di un riparo. Aracne ovviamente era spaventata e disperata. Aveva vinto, ma ora rischiava la vita. Vide in lontananza un albero piuttosto alto e provò a salirci per nascondersi o addirittura per gettarsi dall'alto e darsi la morte, piuttosto che farsi prendere dalla dea così arrabbiata. Gli dei sapevano infatti infliggere delle punizioni tremende, peggiori addirittura della morte. Ma Aracne
non fece in tempo a gettarsi, perché la dea la raggiunse e scagliò una maledizione. Il corpo di Aracne cominciò piano piano a trasformarsi. Prima i capelli, poi le braccia, poi la pancia, le gambe, tutto cambiò. Da fanciulla si trasformò in breve tempo in un orribile ragno nero, dalle zampe pelose e la bocca bavosa, nero, nero e mostruoso. Senza potersi difendere, Aracne sentì il suo corpo abbandonarla e la sua vita cambiare per sempre. Atena le disse che, visto che era così brava a filare e a tessere, avrebbe continuato a farlo per il resto della vita. Anzi, sarebbe stata l'unica cosa possibile per lei. Da quel giorno Aracne, il ragno, ogni volta che trova un angolo appartato o un ramo nascosto, inizia a tessere la sua tela.